Green Tech Solution è una startup innovativa che si occupa dello sviluppo di robot collaborativi e unmanned vehicle, veicoli autonomi in grado di effettuare delle missioni in maniera cosiddetta collaborativa, ovvero scambiando informazioni tra di loro per portare a termine un obiettivo. Grazie al progetto e ai finanziamenti FESR della Regione Campania abbiamo potuto sperimentare e collaudare il primo sistema autonomo capace di individuare e recuperare in maniera totalmente automatica la plastica galleggiante. Parliamo del progetto Litter Hunter, che prevede l'utilizzo di un drone aereo e di un catamarano per identificare, classificare e recuperare i rifiuti solidi galleggianti. Il sistema Litter Hunter è un sistema composto da due unità fondamentali. Il drone aereo, che lo specifichiamo, non è un sistema commerciale, ma è un sistema ingegneristico sviluppato ad hoc da alcuni ricercatori che è in grado, attraverso dei particolari sensori, e nello specifico abbiamo quello della termocamera, è in grado di individuare i rifiuti galleggianti. Dopo averli individuati, però, grazie all'intelligenza artificiale che è equipaggiata a bordo del drone aereo, oltre all'individuazione noi possiamo fare una classificazione, quindi capire che tipologie di rifiuti stanno galleggiando. A seconda se bottiglie, se buste o altre tipologie di rifiuti avranno una caratteristica anche di movimento diversa. Perché ci serve questa informazione? Per il secondo step, che è quello del recupero. Infatti il catamarano che si occupa di recuperare questi rifiuti lo fa anch'esso con un'intelligenza artificiale, perché è in grado di predire nel tempo come si potranno spostare questi rifiuti e quindi ottimizzare la traiettoria di recupero. Questo consente un importante risparmio di tempi, ma soprattutto di costi operativi. La possibilità di effettuare la classificazione dei rifiuti galleggianti, così come la predizione delle traiettorie che seguono questi rifiuti, è possibile grazie a un'intensa fase di addestramento delle reti neurali che sono appunto capaci di costruire la consapevolezza dell'individuazione del rifiuto, ma anche della predizione delle possibili traiettorie, grazie alle informazioni legate all'ambito meteorologico e dei profili costieri nei quali la problematica si presenta. Adesso illustriamo un drone che a titolo di esempio ci permetterà di capire quelli che sono gli elementi fondamentali di questa tecnologia. Sostanzialmente noi abbiamo un tipico frame equipaggiato con un'autopilota. Autopilota sarebbe una sorta di intelligenza, no? Il cervello del drone che gli fa prendere le decisioni per navigare in un determinato modo. Il drone è chiaramente equipaggiato anche con sistemi GPS che gli consentono una posizione, il posizionamento di precisione, e tutte queste informazioni raggiungono una stazione di controllo dove possiamo visualizzare in tempo reale quello che viene ripreso. Nello specifico la stazione di controllo quindi funge da sistema di coordinamento delle due unità, coordinamento sia dal punto di vista del monitoraggio che dal punto di vista del recupero. Ricordiamo che il catamarano, una volta terminata la sua missione di recupero e quindi una volta raccolto tutto quello che il drone gli ha detto, ritornerà in maniera automatica a un punto di stazionamento dove gli operatori in maniera agevole potranno recuperare la rete e visionare quello che è stato appunto raccolto. Ci Ci troviamo adesso nell'area di costruzione del catamarano, dove potete vedere il prototipo proprio in fase di realizzazione. Nello specifico questa seconda versione vede utilizzati dei materiali prettamente di tipo marino, quindi con maggiore resistenza, che ci consentiranno anche di avere una maggiore portata della quantità di rifiuti da recuperare. Il catamarano, come per il drone aereo, è equipaggiato con una stazione, diciamo, di controllo del sistema, dove ci sono una serie di tecnologie legate all'autopilotaggio, al posizionamento di precisione e tutto quello che concerne il controllo dei sistemi, e quindi questa risulta fondamentale per poter appunto realizzare nella maniera sincronizzata le operazioni insieme al drone aereo.